Bella Simo. Dio alla Barak. Farias a sinistra, seconda punta. Terzini c'hai, Calderoni e Donati, c'è Rispoli, se no però c'ha meno dei Donati e basta, poi c'ha sto coglione. No, stanno bene i terzini. Vigorito, Paz, anche se sta giù, Lara Spada, Barak, Mancoso, qua con la Padula, non so se va a portare o la Padula o Babacar, o tutte e due, togli Falco, trequartista c'hai Mancoso. Allora, meglio Falco, ma manco. Fallo manco sulla padula. E poi chi è che lasci qua? Sto trequartista, non ha mai giocato, non so manco chi è, Shacob. Sto Rispoli qua. E beh, meglio Rispoli della Raspada allora. Cazzo. Tanto gioca a destra e a sinistra pure Rispoli. Poi chi lasci? Mancoso, Petriccione, Mancariello. Ah, Maier. Questo è un altro, non ha mai giocato. La rosa lunga, no? Poi sì, tranquillo, tranquillo. Non so se vuoi togliere Barak. Panchina ci hanno messi 79, 79, 79, 79, 80.
sia uno in partenza uno. Ten German bombers in the air. There were ten German bombers in the air. There were ten German bombers. Ten German bombers. Ten German bombers in the air. And the RAF from England shot one down. And the RAF from England shot one down. And the RAF from England. RAF from England, RAF from England shot one down. There were nine German bombers in the air. There were nine German bombers in the air. There were nine German bombers, nine German bombers, nine German bombers in the air. T'ho messo in tribuna Barat. Metto Mettimaier. Giallo rossi contro blu, bello. Che c'è? Orario di chiusura, che vuoi? Boh. Si ricordano tutti all'ultimo. Schiacciamento effettuato, è iniziato a Lecce e Frema con un po' di ritardo, ma siamo in campo. Ai lupi giallorossi serve un'altra impresa. Luca, che cazzo dico Luca? Davide in semifinale e te se ce vai in semifinale per beccate, se no sono lui. Vediamo. Serve un'altra. Tira su un altro fortino. No, sta pallone è venuto fuori asse. Sono due mezzi pratente e sta giocando senza attaccanti del ruolo proprio veri. Se consideriamo che Farias è seconda punta del primo ruolo e Saponara trequartista. Però
però vedo che detesta, già il secondo pallone riesce a spizzare Saponara. Magari aia aia, guarda come cazzo entrano questi, entrano, sono entrati in velocità abbastanza facilmente. Bravo 5, chi è Lucioni? Via 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 via, uscite allargate. Arias contro tutti, troppo solo. Devi ricominciare, adesso devi ricominciare per forza da dietro il legge, proprio senza motivo. Saponara sempre la via, sempre di testa, però sempre disturbato, quindi c'è sempre quella deviazione del marcatore suo, perché lui sta già a lanci lunghi, si è capito, proprio contropiede, però dovrebbero fare lanci più che altro sulle fasce più che a Saponara. La Lucioni su Kramaric, bravo. Oh, una bella sponda uscita bene, però Farias rovina tutto. Bravo Lucioni, sempre tempismo perfetto sulle palle alte. 25esimo, 26esimo, 0-0. Oh Simo, Luciano mi porta alle mondiali se te qualifichi. Mi fai al quinto, il jolly. Non male, vai in bula, vai in bula. Cross. Anche Lecce mette piede nell'area dei tedeschi. Con cross. Ma adesso ha subito l'Offenheim che risponde sulla destra, in bula. Cerca di rallentare l'azione dei tedeschi. Però con un lancio lungo messo fuori, ennesimo lancio lungo messo per l'ennesima volta fuori dalla difesa leccese con dei colpi di testa. Ancora l'Offenheim che rimane lì, fallo laterale battuto. Bebuaia, Zuber, no, madonna, meno male. Non è finita però, va a terra il giocatore del Lecce, il tiro, la parata miracolosa di Gabriel. Schiacciata a botta sicura da un metro dalla porta. Gabriel reattivo, ne approfitta perché la conclusione era centrale, però grande intervento di Gabriel. Attenzione ancora Lucioni con buona guardia, sempre solito tempismo, solito posizionamento perfetto fino adesso. Vediamo Saponara lotta, ma non ce la fa a vincere il duello aereo, che invece vince Lucioni. Per attenzione a Sama Seku, attenzione Tarsis, un buon pallone Faria, secondo se si innesca contro piede leccese. Saponara è avanti sta palla, è vero che c'è stata solo quella a sinistra, però dai, stava libero. Andiamo, dai. Stanno tipo a trivellare qua davanti.
perché quello dei kiwi ci ha avuto un problema con le pompe dell'acqua. Speriamo non esplode tutto. Rossettini, Saponara, Lotta, riesce questa volta a girare a Donati che di prima lancia De Iola, attenzione De Iola in area di rigore, sulla destra vediamo De Iola, il cross rimpallato. Mamma mia, Kramaric, meno male, non si è accorto, stava da solo. Con un colpo di testa ha servito al compagno, poteva andare da solo verso la porta, attenzione adesso a Lecce con Saponara. Non riesce a passare il pallone al compagno, allora riparte l'offering in 4 contro 2, Bebù la gioca dietro, sale, salgono anche i compagni, attenzione, il pallone dentro per Bebù, ma Rossettini fa buona guardia, riparte Lecce con Dell'Orco, con la Rossettini, il lancio lungo per Savonara, il colpo di testa, palla che si impenna, Farias, Imbula, Calderoni sulla sinistra, al 55esimo, alziamo a 4, sono a 4, Taxidis, bene per Saponara, di prima gira per Farias, al limite dell'area si deve girare Farias con un lancio lungo, ma al solito Lucioni lo cattura e lo gioca per Donati, allora Donati lancio alto per Saponara che di testa va a cercare un compagno, però finisce per servire un avversario innescando il contropiede dell'Offenheim con Kramaric, Bebù, attenzione Bebù contro tutti, alla fine riesce comunque a servire in qualche modo Kramaric, poi arriva De Iola, di giustezza ruba il pallone, rilancia Lecce, vediamo sempre Farias, vince, no, perde un duello con Hubner, un po' più di fisico lì, andava a segnare quello. A Rossettini, altro lancio lungo, l'ennesimo, sempre verso Saponara, spizza di testa ma non dove ci sono compagni, allora Farias di tacco, non si fa trovare pronto Saponara, parte l'Offen, adesso Lecce alzato un po' il baricentro, sta giocando bene, vediamo Imbula ruba il pallone dell'Orco, l'ennesimo lancio lungo, Farias anticipato, sa che c'è lanci lunghi con questi due mezzi attaccanti, però Saponara qualcuno di testa via Farias proprio. Attenzione Kramaric in area, meno male non ci arriva, lancio leggermente lungo, attenzione ora colpo di testa di Saponara che fa viaggiare De Iola che però perde il tempo, poi viene circondato da avversari vicino alla fascia del fallo laterale, situazione si sposta al centro, vediamo da De Iola, un tiro, un cross, non so che era, boh. Parata facile di Bauman. Beh, se non altro sta a giocare bene il Lecce, dai, pure come contro Wolverhampton, anche se Wolverhampton ha creato molto di più dell'Offenheim. Attenzione, adesso Farias è servito in area, vediamo, finta, rientro, attenzione Farias, il tiro deviato, Bauman vola e blocca, c'è stata la deviazione di un difensore dell'Offenheim che ha smorzato la potenza del tiro. Attenzione adesso a Kramaric con Bebù, Bebù lanciato nello spazio in area di rigore, attenzione Bebù, il tiro, il gol dell'Offenheim al 78esimo, combinazione Kramaric, Bebù, l'Offenheim passa in vantaggio al 79esimo. Andiamo, messi 12 minuti. Là qua verso la battaglia al numero 39, non è Lucioni, non credo. Entra la Padula per Farias. 4-3. Mettiamo tutti avanti, sicuro. Ma cosa non c'è? C'è Falco.
tanto c'è lo stesso overo e sta pure meglio. Così sembra boh, un'ancora. No, aspetta, mo metto la difesa a 4. Devi togliere questo. Questo è quello che ha perso il duello sul gol. Così. Sì. Mi ero impiantato sulla difesa a 5, ecco perché non mi tornava l'altro giocatore. Vediamo un po'. 62. Metti. Che cazzo metti? Rimetti Farias a sto punto, sì. Pure rosso. Farias a posto de coso e dell'orco, la padula qua, de Iola qua, ok. Taxidis a sinistra, che mancino, de Iola a destra, Falco la padula punta. Farias esterno, proviamo, dai, manca poco però. Comunque vabbè, anche se esci a testa alta, quarti di finale per Lecce, tanta roba, passato due turni. Questo pure che esci, comunque c'è a testa alta. Attenzione, troppo lontana. Troppo lontana per sognare. Almeno appoggiarsi al raso terra. Palloni difficili così, boh. Venerdì non ci sto, raga, sto in viaggio tutto il giorno. Dopo domani. No, giovedì, che cazzo dico? Giovedì, dopo domani. Le ostilità riprenderanno venerdì. La piantonella, Andri. Faccio tutto in un giorno, naturalmente. Parto la mattina, torno subito, giro la macchina, tanto sono abituato. E torno alla base. Torno tutto su, 87esimo. Azione di contropiede, mette il punto esclamativo. Sarà Sassuolo Offenheim la semifinale. Un applauso a Lecce, è vero, sì, bisogna farlo. Una squadra da 3 stelle, comunque ha passato due turni, specie il secondo con Wolverhampton, comunque fatti la schiaffi alle squadre più forti. Vabbè, dai Simo, allora domani penso se gioca una giornata di Supremacy, poi giovedì pausa che non ci sto e poi venerdì altra giornata di Supremacy. Stasera finiremo la coppa con Davide, magari se la va a finire pure adesso,
Anzi, forse è pure meglio, non lo so se ci sta. Guarda che palla ha fatto Gabriel qua, oh. De gamba. Ciao, forse può andare un po' meglio col sorteggio. Wolverhampton e Hoffenheim, insomma, su due squadre da 4 stelle. Comunque la prossima Coppa dei Lupetti la famo, alterniamo adesso 3,5-4, quindi la prossima è da 4. Si può scegliere con squadre da 4 stelle, se no non vengono mai scelte. Sassuolo Hoffenheim, Boca Junior Flamengo, ragazzi. Brasile, Argentina, Argentina e Brasile. Che cazzo sono? Ci vedo. Sono le 4. Vabbè, Davide, io ti lascio la forma qua, così te la vedi, fai la squadra. Poteva andare meglio, ma forse anche peggio. Bella Simo, forza Lecce.